oggi inauguriamo la pista ciclabile, ma è solo un pezzo delle nostre politiche per la mobilità sostenibile. Sapete, qui è più di un chilometro di pista ciclabile che si aggancia a tutto il sistema, alla rete di piste ciclabili che andremo a realizzare nei prossimi anni. Cioè, da quest'anno noi abbiamo quasi 500.000 di euro destinato all'ulteriore pezzo di pista ciclabile che coinvolge via Brodolini. Sono 2 chilometri di ciclabile finanziate dalla Regione Toscana nel progetto della ciclopista dell'Arno. Per noi è una delle politiche più strategiche per il territorio ed è stato un motivo anche per riqualificare tutta via Roma. Ovviamente questo ha portato anche qualche disagio e qualche cantiere. I cittadini avranno un altro po' di pazienza perché finiremo di realizzare anche tutto il sistema dei marciapiedi e definitivamente riasfalteremo anche questo tratto di strada. In attesa ovviamente di snellire il traffico da via Roma grazie alla variantina che è in corso di progettazione definitiva ed esecutiva, quindi un importante passo avanti lo stiamo facendo anche su quello, perché sappiamo che l'obiettivo più importante è proprio la realizzazione della variantina. E oggi non inauguriamo solo la pista, ma soprattutto facciamo una grande festa grazie al Rotary Club del nostro territorio. Sul Val d'Arno si impegnano in maniera importante per fare dei service notevoli per la cittadinanza. In questo caso regalano 10 biciclette al Centro Sociale Il Giardino, che fa tanti progetti per la socialità, quindi il progetto migranti, quello della ciclofficina. Quindi per noi è sicuramente un motivo per ringraziare loro e le attività che vengono svolte da tanti volontari presso il giardino. Quindi davvero un'occasione di finalmente di festeggiare attività che danno risalto al nostro territorio e che incrementano la coesione sociale. Questa donazione, questo ulteriore service che fa seguito al defibrillatore, a quello, al service fatto per le scuole, diciamo, serve a consolidare, a rafforzare il legame che c'è tra il nostro Rotary Club, quindi l'Incisa, ed il territorio. Lo scopo del Rotary in generale è quello del servire, del mettersi a disposizione della comunità, del territorio, e quindi di fare iniziative che abbiano una utilità per tutti, come appunto quella precedente del defibrillatore, che va a beneficio di tutta la cittadinanza e di tutta la popolazione. Questa iniziativa nasce dall'idea di un nostro socio, Massimo Gobbini, che quando me ne parlò, io scusai immediatamente questa causa, affrontammo questo discorso, questa proposta, questa iniziativa in sede di consiglio direttivo. Ovviamente è stata approvata da tutti, quindi eccoci qua.